Antevino. La dolce vita, mettiamo, perché è quella del calcio. E allora, eccolo Roberto Stocchi, febbre a 90. Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto nella testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto. Ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano 3 minuti alla fine e stai 2-1 in una semifinale e ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione, tutti completamente persi senza nient'altro nella testa? E poi il fischio dell'arbitro. E tutti che impazziscono, in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo e il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto. È stato un momento cruciale in tutto questo. Rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa in maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio. Che male c'è in questo? Anzi, è piuttosto confortante se ci pensi. Beh, e siamo andati anche in diretta Facebook stavamo, non me l'hai detto, Posso Begoni? mandare un bacio? Sì, devi. Sempre per ricordare la gente bella che non c'è più. Un bacio a Danilo De Girolamo, Ah, Danilo, che come interpretava questo pezzo magistralmente, molto meglio di quanto abbia fatto io, un omaggio, che faceva Colin Firth in Febbre 90. no? Ciao Ah, è Danilo, dove vero. sei? Un bacione. Grazie, anche lui ci ha salutato un po' troppo presto. Direi. E allora, visto che c'è un'altra persona che ci sta salutando, forse no, forse sì, nel senso non di vita, ma Magari di c'è vita sempre. professionale, il capitano. Oggi, Oh! oh, siccome Parliamo di è cose Boisanaro, e poi serie. mi piace dirlo a me, come è Esatto. stato bello lo striscione in curva, Beh, nemico di tante date, tante cose, ma un grande campione, insomma, bisogna essere onesti. E a lui anche proprio. la nostra risposta con lo striscione non era male, No, no, non l'ho eh? Non visto, la conosci? no. Lo stesso degli striscioni in curva su. Dai nemici di sempre, un caro saluto al capitano della Lazio. Coso. Non è male, no, non è male. In effetti ne abbiamo Comunque, grande capito. omaggio della Nord, devo Sì, dire. no, ma ci sarà anche se ci sarà un addio ufficiale, saremo presenti perché insomma, poi Francesco è una persona che conosco molto bene. Ho avuto la fortuna di vederlo anche a teatro da noi, insomma. E poi Boisanato mi è giusto perché non è soltanto calcio, è la voce, cioè Totti ha la Beh, voce che è quella. certo. Allora, credo che abbiano estrapolato un inizio, un incipit. Ringraziamo Sky che sta facendo poi uno speciale oggi al capitano. Insomma, mi sembra giusto che lo lanci io con tanto orgoglio perché, insomma, è comunque italiano avercele delle persone che hanno rispetto dei propri colori fino alla fine della Sì. propria carriera. Il grande Bruno Conti, devo dire che la Roma è stata Bruno. circondata da queste persone che hanno preferito smettere che lasciare quei colori, no? Ma io ricorderei una cosa di Bruno. Ah, sì, posso dire una Che cosa? riguarda Quello Pino. Bellissima, sì, me la ricordo. nello spettacolo della Premiata, dici? Sì. Com'era, Com'era? Francesca? Era bellissimo, c'era uno spettacolo che iniziava con la nostra morte, nel senso noi quattro eravamo morti ed era una morte ben poco compianta, insomma, ovviamente era tutto in chiave Giocoso. comica, era tutto scherzoso e chiedeva, c'era l'intervistatore che chiedeva, Ma era Cucuzza del TG1, erano sì, tutti personaggi la importanti, notizia no? la dava Cucuzza e chiedeva a vari amici che si erano prestati a questo scherzo terrificante. Un commento, abbiamo avuto i Pooh, Costanzo, Riccardo Cocciante. Magalli, ma uno più bello dell'altro. E finiva questo commento con l'intervistatore che diceva a Bruno Conti, chiedeva a Bruno Conti un suo parere e lui diceva erano tre ragazzi meravigliosi, tre grandi professionisti, tre amici preziosi, mi mancheranno. Veramente erano quattro? Sì, vabbè, ma uno era da Di Lazio. boato, ma io pensavo solo a Roma, no, a In tutta Trieste, a Italia. Venezia, in Piemonte, in Valle d'Aosta, la stessa identica cosa. Per cui, poi quando perse la Lazio, stavamo a testaccio, fatalità al Vittoria Come no? 3-1. Che dico, avevo rotto le scatole a tutti. Gli No, ero, no, no, a, no, non strano, è a questo. No, tutti. non ci credo, questo non ci credo. Il giorno prima la pizzeria ha detto, ah no, perché era, devo reagire, cioè È sperando, chiaro, no, giochi fuori casa. esatto. Tanto dico,
domani è domenica, questi certo. Stanno chiusi, non nessuno. Cioè, il pizzetto c'era la prima comunione del figlio, eccetera. Sono venuti tutti fuori del Teatro Vittoria e mi hanno messo il motorino sull'albero davanti al Teatro Vittoria con una bandiera della Roma sopra. E tutti a applaudirmi. Sembrava il terzo tempo delle squadre di pallacanestro. Io adesso non vorrei dire, ma com'è il derby a Roma? No, ma infatti, quando c'è Goliardia, eccetera, è bellissimo. Infatti, devo dire che c'è grande onestà. Ti ricordi quando l'anno terribile dei quattro derby persi dalla Roma uno di seguito all'altro? Sì, sì, me lo ricordo. E te lo ricordi bene. Certo. L'ultimo derby, tutta la curva nord, col giornale aperto, stavamo a leggere il messaggero. Sì, leggevo il messaggero. Se tutti quanti, io stavo lì, ma non c'avevo, non da lo sapevo. Piangere. Sì, no. L'ironia bellissimo. È stata sempre sintetica come la risposta della curva sud alla curva nord con lo striscione, bellissimo. E allora mandiamo uno stralcio del saluto di Totti giovane, credo che sia. No, va bene, dimmelo Mauro. Misto, quanto dura? 8 minuti. Ah, certo, no, essendo lui della Roma finalmente, magari tutto il servizio manda. Allora ascoltiamolo alla voce del capitano che oggi forse saluterà, ma speriamo che giochi, soltanto questo, insomma, se lo merita. Sono e sarò sempre innamorato di Roma perché sono romano, sono cresciuto a Roma e morire a Roma, e poi stiamo parlando di una città più bella del mondo. Il legame tra me e la città penso è come se fossimo tutti fratelli, perché ovunque vado sembra come se mi conoscessero da anni, come se vivessi in casa loro. Forse perché sono romano, romanista, ho sempre indossato un amore che è nato fin da quando ero piccolo. Un po' tutto il sogno che avevo prefissato, cioè la maglia numero 10 e la fascia di capitano, e per me è stato sempre un onore portarla. Ecco, stiamo a piagne, sei contento? È bello, no? Devo dire che ho fatto. Sì, ma che comunque io vivo come in un film di Frank Capra, per cui per me la vita è meravigliosa a tutti i livelli. E bisogna essere anche oggettivi nei giudizi. Beh. Per cui un conto il gioco, Roma Lazio, eccetera, tutti i giochi goliardici, li sfottò. Però bisogna essere onesti intellettualmente e riconoscere. A parti invertite sarebbe stata la stessa cosa. È impossibile, sarebbe stato impossibile, ma a parti invertite sarebbe stata la stessa cosa. Lo vedi come siete. Poi Sanato mi ha preso una piega stranissima. Allora io ovviamente mi accomuno a questo omaggio al capitano Francesco Totti e vorrei finire questo blocco per poi continuare a stare con Francesca Daghetti e Roberto Stocchi con un intervento di Stefano Farina, che ha avuto qui attraverso questi microfoni di Radio 24, che ci ha raccontato il decalogo che lui ha scritto per gli arbitri, e non solo, perché lui era un grande formatore, persona straordinaria, fidatevi, una persona degna del suo successo che ha avuto, e niente, mi manca veramente tanto, e ascoltiamolo in questi 4 minuti su questo decalogo meraviglioso che potete mettere in atto anche nel vostro lavoro. Ascoltatelo attentamente.